Fammi fare una cosa. Allora, tu parla, tu di Parlo, qualcosa. Parla, canta, parla. Canta e parla. Canta quello che vuoi, canta che ti passa. Anni fa cantavo, sai che suonavo la batteria, no? Sì. E facevo anche da prima voce su alcuni pezzi mentre cantavo, mentre suonavo, quindi so anche cantare mentre suono. Ok. Ormai sono 10 anni che non suono più, e poi canticchio sotto la doccia, canticchio a casa, però probabilmente non so neanche più tenere la voce. Non so che più. È un peccato che non suoni, sì, so, e non canti più. Lo perché... so, però un giorno quando avrò la possibilità di andarmene da questo tugurio lombardo, prima cosa che faccio, se ho possibilità, è comprarmi la batteria elettronica. E allora riprenderò a suonare e a cantare. Guarda, vabbè, no, questa non si può dire, te la dico dopo. Ricordati. Aspetta. Non so se hai visto che l'aria più pulita dal mondo ce l'abbiamo noi. Sì, ho visto. Porca ho visto. Puttana, oggi sono uscito, sono andato in palestra stamattina in bicicletta, perché avevo in città di prendere la bicicletta per fare un giro in centro per andare a prelevare in banca, e ti giuro, sembrava che ci fosse il fumo per strada, talmente era bianco, cioè non era nebbia, la nebbia la conosco, e l'aria c'era proprio il fumo bianco per strada. Terribile questa cosa. Oltre, cioè, mi faceva fastidio perfino a respirare, terribile, terribile, terribile. Mai visto così putrido. E a febbraio, questa è una cosa... Ma guarda, mo non so da voi, però ne parlavo l'altro giorno con mia moglie. Cioè, quest'anno è stato il primo anno qua a Londra. Mi sono fatto tutto l'inverno a mezze maniche e coi pantaloni corti. A Londra! Oddio. Cioè, abbiamo fatto solo tipo novembre, ha fatto freddo. Fatto tipo una settimana proprio di freddo. Sì. Dopodiché mi sembra di star a Napoli. Sì, sì, no. Beh, freddone non l'ho mai fatto qua. Ha fatto qualche giorno dove è andato sotto zero, ma proprio perché ha fatto molto, molto sereno, quindi tende a far freddo. Però qualche fiocco di neve generalmente lo vedevo. Quest'anno zero. Quest'anno già zero. Sulle Alpi qualcosa c'è, va e viene, nel senso non rimane. Ai tempi rimaneva proprio sempre la neve sulle Alpi, non andava via per mesi. E adesso allora, io continuo a raccontare questa storia perché, anche se magari diciamo che da quelle parti nel mondo oggi come oggi non sono proprio viste bene da una parte dell'Occidente, io voglio sempre ricordare, perché nel caso, ecco, se avete figli o avete prospettive di fare figli, potreste cominciare a pensarci seriamente, non sto scherzando. Le proiezioni da qui al 2100 fanno vedere, cioè hanno testimoniato come intorno al 2100 il posto più temperato del nostro mondo sarà la Siberia. Quindi io un pensierino a comprare una casa vicino a un gulag in Siberia, se voi avete figli o prospettive di fare figli, quindi non è per voi. E forse neanche per i vostri figli, per i vostri nipoti. Nipoti. Io ce la farei. Tanto, insomma, si è capito, no, che questo 2024, mo toccatevi anche i coglioni nel caso, però si è capito che questo 2024 è un po' il corrispettivo del 1939, no? Quindi l'anno prossimo potremmo cominciare a vedere qualcosa di un po' più terrificante. E secondo me, diciamo che gli equilibri del mondo sono anche destinati a cambiare. Quindi, tenendo conto che un certo tipo di russificazione potremmo vederla seriamente, la prospettiva di comprare casa in Siberia potrebbe, insomma, pensateci. Chi dite dal zio Vladimir, non è che c'hai un appartamentino? Pensateci, sì, sì, capiamo. Pensateci. Io fossi in voi ci penserei, un bel appartamentino lì, bello, potrebbe funzionare, quindi... È così. Vedete, c'è un amico Beast, dice, ragazzi, buonasera, io abito a Cortina da un pezzo e quest'anno la neve col binocolo. Grandi, faranno le Olimpiadi estive a Cortina. Vabbè, nuoto, dai, da azzurro di sci a azzurro di nuoto, è un passo breve. Esatto. Madonna. Terribile comunque questa cosa. Madonna, altro che. Sì, sì. Però, ragazzi, tutto a posto, è tutto normale, l'inquinamento atmosferico, tutte le ma cose... Ma è sempre stato così, è sempre stato non così. Esiste. Tutto normale, il mondo ha sempre avuto caldo e freddo, quindi per carità. C'era, avevo letto pure questa cosa, altri dati ufficiali, quindi non è solo Buddha che se l'inventa, effettivamente il 2023 è stato l'anno più caldo
della storia, da quando si fanno chiaramente le misurazioni, eccetera, e quindi fino al 2023, adesso vedremo il 2024. Infatti. mannaggia. Come il metodo di Homer, no? Finora. Finora. Ma noto che non hai pagato l'abbonamento a Streamer. No, tolto. Ma non per altro, insomma, si sa una volta alla settimana. Ho detto, vabbè, insomma, ma sì, sti cazzi. E un saluto ai nostri fratelli di StreamYard che per tanti, per 3 anni ho versato il mio obolo. Ho detto, vabbè, insomma, non mi sembra più il caso. Ma perché siamo finiti a parlare di questi argomenti molto? Perché mi hai detto parla, canta, di quello che vuoi. Quindi ah, giusto. Sono passato il tugurio e poi siamo finiti qua. Sì. Vabbè, insomma, cose che capitano. Anche perché è sempre bello comunque parlare di argomenti seri, argomenti importanti. Perché comunque quello che succede nel mondo di One Piece è lo specchio di quello che succede nel nostro mondo, e quindi come le catastrofi ambientali accadono nel mondo di One Piece, perché c'è sempre quel buco, i mari si alzano, tra poco anche nel mondo di One Piece scoppia la guerra mondiale totale tombale, giustamente anche noi è giusto parlarne. Sempre sul pezzo, insomma. Esatto, sempre sul pezzo. È così. Bene, e quindi direi a questo punto che ci possiamo cominciare. Dai. Possiamo sì cominciare. Ti è piaciuto? A chi non è piaciuto? Sono un pazzo può non essere piaciuto. Abbiamo notizie da qualche fronte dell'internet di qualcuno che si è lamentato? No, dai, non buchi credo. Di trama? No, non lo so. Non mi è sembrato di leggere nulla di... qualche pattern strano, niente? No, ok. Bene. Quando sento la parola pattern mi illumino di immenso. Mi viene una pattern sulle mutande. Mi viene una pattern sulle mutande. Però Adeli è piaciuto. Adeli è piaciuto. Questo possiamo dire. Io mi immagino Adeli che guarda la moglie Clizia e dice: amore, mi chiudo 10 minuti in bagno. No, più che altro per me ha fatto un altro figlio. Poi... No. Secondo me il secondo figlio. Andiamo nel frattempo un bacio al nostro fratello Domenico. Secondo me è il secondo figlio, quando effettivamente ci sarà la nomina ufficiale dei vice capitani, e allora Sanji diventerà ufficialmente il terzo vice capitano. Dopo Usopp, dopo Zoro, cioè, sono le ali sono uguali, come i figli sono piezze core, sono uguali, allora lui sarà nominato uguale. Ma sai perché mi è piaciuto? Perché noi il lunedì scorso abbiamo fatto il Barba Nera Deep. Vero, cazzo. Cioè. Neanche a farlo apposta. Vedi, destino o fortuna. Perché quello è. Infatti. La domanda vera che dovremmo e dovreste porvi tutti è: ma Katarina Devon e Van Augur si sono trovati davanti Sega Saturn, perché era destino o perché sono stati fortunati? Per me è un po' e un po'. Sì. È stata fortuna, infatti lei fa, oh che bello che sei qua, no? E tac, e lo tocca, quindi fortuna, ma il destino per me ha fatto sì che Barbanera ottenesse quello che voleva ottenere tramite Kobe in questa maniera, perché con Kobe non ci è potuto arrivare. Poi ne parliamo se vuoi. Cosa. Ma guarda, anch'io ho avuto chiaramente quel pensiero lì, anche in video. Cioè, perché è strano che uno come Barba Nera volesse affiliarsi al governo mondiale per quell'isola di merda, no? Esatto. Voleva arrivare ai draghi, ai 5 astri di Demenza. Là sopra, lui voleva avere accesso là sopra, no? Ma già per qualche cosa che non sappiamo ancora. Infatti le dice grazie per averci dato una mano, che poi è anche molto subdola la cosa, no? Perché tu la puoi intendere doppiamente quando lei dice sei stato di grande aiuto, che quella cosa adesso sono più semplici, perché tu la puoi immaginare anche come lei li ringrazia perché la presenza di Saturn ha fatto in modo che l'attenzione di tutti fosse su di lui di lui e sullo scontro, quindi loro potevano far cazzo che gli pareva, esattamente, però la interpreti anche come grazie a te adesso le cose che noi avevamo immaginato diventano più semplici, adesso posso diventare. E lui non se ne lui non lo sa che lei ha sto potere, ovviamente l'ha mangiato anche da poco lei probabilmente, quindi essendo loro là sopra arroccati, lui non se ne è reso conto, cioè l'ha toccato, non gli ha dato peso, no? No, anzi, se lo vedessi è anche un po' accilato.
Secondo me, secondo me lì nella sala del trono ci sono gli altri quattro astri con i Musama e si sta a fare i pippettoni. Ha toccato. Ma Imu no, Imu c'ha le suorine. Le suorine. Ah, no, Imu è ermafrodito, secondo me. Lui si autostimola. Mi è venuto in mente una cosa di un vecchio Fantozzi. Cosa? Ti ricordi in... cos'è? Fantozzi contro tutti. Sì. No, Fantozzi subisce ancora. Quando va dal dottore. Eccolo, ma lui è ermafrodita. No, quando va dal dottore c'è Haber e c'è la suora e sì. Si vuole fare la suora. Sì, bella suora, buona suora. E adesso mi immagino i Musama versione Haber che si vuole fare la suorina di Mario Scudari. Fermi tutti! Come si incazza? Esatto. Fermi tutti! Vabbè, scusate, cioè, queste sono cose molto triviali e molto terribili. È fantoso. Pistola anale, maglia postale, vabbè basta, sta diventando Fantozzi deep, non è il caso, però questo fa anche capire quanto siamo vecchi, perché io sono mediamente certo, apro questa parentesi, che tra i più giovincelli Fantozzi non li hanno mai visti, quindi sono una volta sola magari, forse, ecco, però per me dice sì, accio, un polpaccio, amputazione del braccio, nel dubbio li faccio tutti e due, tutto felice. Nel dubbio, me li faccio tutte e due. No, però dicevamo... però questa cosa... poi dopo ci ritorniamo per bene. Questa cosa di Caterina Devon e di Sega Saturn, però ho visto che ha triggerato le persone. Sì, perché poi molti si sono confusi perché pensavano che l'obiettivo fosse toccare lui, perché lei dice missione compiuta, ma missione compiuta è proprio grazie a lui che li ha distratti, non perché tocca lui, è tipo la ciliegina sulla torta. Sì. Ah, cioè... oltre al danno la beffa, è quello il sì, bello, no? Però visto che molti questa cosa, cioè molti pensavano, ho letto dai commenti che molti pensavano che loro siano andati lì perché volevano incontrarsi Sega Saturn, quando invece no, non c'era il tempo, cioè non c'erano né le condizioni, né i tempi, non c'era nulla che attestasse che lui fosse lì. Ma lo dicono stesso loro, cioè non si è mai visto un astro di demenza. Infatti. Per adalarsi nella polvere, gli astri non scendono mai, che culo, cioè loro se lo dicono proprio, che culo che ti tiriamo qua, pow! esatto, che meraviglia, vabbè, torniamo indietro nel tempo. Ma quanto sono belli questi giganti che hanno riformato apparentemente il loro gruppo di pirati. Erano tutti vivi, cioè alla fine era una storia di 100 anni fa, per loro come se fosse tipo 15 anni fa nella vita umana, no? Che meraviglia! Hanno rimesso assieme la vecchia ciurma, sembra come Berlusconi quando li mette insieme la vecchia squadra, no? Hanno fatto il Monza! 100 anni fa hanno vinto la Champions League, no, esatto. la grande epopea di Dori e Broghi, no, Orco Russo, Orco Berlusconi con la Sacchi, poi dopo Capello, poi dopo Ancelotti, e poi c'è stato lo stacco, no, hanno venduto, si sono smantellati, poi però Berlusconi, no, ha richiamato Galliani e ha detto... zio Fester, dai, dobbiamo ritornare ai vecchie glorie, rifacciamo tutto da capo. Hanno fatto il Monza, hanno riportato il Monza in Serie A dopo 150 anni. Questa è esatto. Vera questa storia, non me la sto inventando. Esattamente, Dori e Broghi, Oimo e Carsi, erano ritrovati e hanno detto, ma rimettiamo insieme la vecchia, ma sembra le storie, quelle brutte, no? Quelle fiction di serie B aspetta, questa va fatta bene. Immaginati questo trailer. Sì. Un tempo erano i padroni di Roma. Oh, libero! E dai! E passa sta matriciana. Poi il declino. 40 anni dopo, loro che sono tutti in carta più coloriti. Oh, io stavo con Libanese! E adesso no, io stavo con Dori e Broghi! Non arrivano a smuccarsi tutto. Fanno queste puttanate qua. E quindi... questo è il vero attacco dei giganti. Questo. Ma io mi sa che mi sono immaginato adesso il rosso che gli dice: se recuperate Nika, vi porto a puttane. Che poi, scusami, tenendo conto del passato di Oimo e Carsi che hanno avuto a che fare con la CP, insomma, abbiamo visto che sono tutte abbastanza insomma scollacciate, quelle delle CP, quindi ci può stare. Esatto, bellissimo.
No, benissimo. Io ho goduto. Io appena ho visto quella doppia splash page, torniamo un attimo seri, per quanto si possa. Appena ho visto quella doppia splash page, io proprio mi sono infoiato, mi sono ringaluzzito, perché proprio anche la composizione della pagina, no, con questo primo piano prima di Dory e Broghi, poi ci sono Oimo e Carsi, poi dopo, no, c'è davvero l'avanzata dei giganti. Voglio spoilerare, non te lo spoilerò, però se a un certo punto sembra veramente una cosa che succede nell'attacco dei giganti verso la fine, e Meme si è proprio allargato il cuore, perché è proprio bella la doppia splash page, è bella proprio la composizione, è proprio naturale con questo flow che va da destra verso sinistra, e quindi poi tu ti sembra veramente di vederli che dalla costa attaccano, no, questa certo. Ged, e l'ho proprio adorata, e quindi già solo da quelle due pagine ho detto, secondo me questo capitolo Oda impazzisce, ed è impazzito, ha buttato dentro veramente le peggio cose, cioè, non ha badato a spese, proprio non ha badato a spese, è stato proprio un climax di roba in continuazione tra Caribou alla fine, Katarina, Avanugar, Saturn, Nika che viene imbruttito e imbruttisce, Zoro, Sanji, Borsalino che chiude gli occhi, poi ne parliamo, c'è troppo, però. No, la cosa bella, ecco, come dice anche l'amico la cosa che proprio mi è piaciuta, che comunque già si capiva dal capitolo precedente, però qui viene proprio esplicitata, cioè è proprio, ecco, la felicità di questi giganti ad andare in soccorso neanche a Nika, proprio dei loro amici. Sì, sì, certo. Che un po' fa, diciamo, strano, tenendo conto anche poi della brutalità a cui li abbiamo visti, no? Fa i giganti che distruggono le navi dei Kid. Hanno fatto, ecco, il bello e il cattivo tempo 100 anni fa, i Marines lo dicono. Ma dove sono stati tutti questi anni? Sono leggendari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi li vedi, sembrano i nanni che vanno a fare lo hacker alle 5 del mattino. Tutti sorridenti, tutti felici e contenti, stanno andando a fare una scampagnata. E io vedo una roba del genere, dopo così tanto tempo, non puoi non amare una cosa così, perché sono proprio belli, sono proprio certo. Belli da vedere. Certo, certissimo, sono d'accordo. Tra l'altro stavo vedendo se erano gli stessi giganti che si vedono sul patibolo quando Mother Carmer li salva, perché quelli erano la ciurma di Dory e Broghi, però non ci sono elementi per capire se sono effettivamente gli stessi, che sarebbe molto bello se li avesse proprio citati platealmente, però non si capisce se sono loro, non so, però vabbè, peccato. No. E continua imperterrito Oda a spiegare che cosa è stato l'incidente di Ecco. Di nuovo! Per me gli hanno ridurato i coglioni, ovvio, perché è plateale, lui non ne poteva più, ha ricevuto... È plateale, è terrificante questa io, cosa. Cioè, io ormai sto proprio a livello... Cioè, come se volessi... Guardi, un incidente di... C'è già stato, è questo... Poi gli strasci che creeranno naturalmente la guerra mondiale. Ma l'incidente di Ged è questo. Lo sa tutto il mondo, questa roba qui. E però poi io ancora vedo, cioè, ma quando arriva l'incidente di Ged? Ma quando arriva l'incidente di Ged? Ma chiedono cos'è che deve chiedere Zoro ancora a Vegapunk? Ma quando è che glielo chiede se è morto? Come fa a chiedergli se è morto? Non gli chiederà nulla, è morto. Ed è bellissimo questa bellissimo. Cosa. È fantastica. Così come è fantastico Luffy, a cui non gliene frega niente. C'è gente che muore. Gente di sanguale, lui ride. Ride. Ieri sera c'era Diconcini, ha dovuto trovarci ieri sera alla Fatal. E diceva, ma a me Luffy sembra uno sotto acidi potenti, no? Perché è quasi disarmante fa questa cosa qua, perché lui è sempre felice, però è quella felicità dove sei letteralmente strafatto. E lui diceva che non sapeva se gli piaceva o no questa trasformazione. Io di questa cosa qui l'ho affrontata in maniera più o meno seria, quando ho fatto l'ultimo Q&A, io ne faccio molto pochi da solo, però quando c'è stato la pausa l'ho fatta. Io ho detto una cosa, perché mi sono trovato d'accordo, sul fatto che secondo me nell'anime hanno esplicitato quello che Oda non vuole esplicitare. Cioè la cazzimma di Luffy. Cioè Luffy trasformato in Gear 5 è uno stronzo. Però sì, mentre Oda ti fa vedere la parte
quasi solo ed esclusivamente giocosa, nell'anime ci hanno tenuto a mostrarti che lui è proprio sadico quando c'ha questa risata isterica, acida, come dici tu, quando per esempio, perché nel manga questa roba non si vede, nell'anime l'hanno fatta vedere proprio esplicitamente, cioè quando lui ride come un pazzo, però poi sbircia con un'occhiata da infame per vedere se Kaido è a terra morto oppure no. E nell'anime questa, cioè questa sorta di conflitto, quasi come di nuovo tornare una sorta di Rufy diciamo delle origini, quando ce l'aveva la Kazimma il Rufy delle origini, certo. Nell'anime questa cosa è palese, nel manga Oda la butta più sulla parte quasi bambinesca, tant'è vero che, cioè, facci caso anche dal punto di vista grafico, Luffy, Oda, quando non combatte, quando non c'è il momento finale, lo disegna sempre con queste linee molto morbide, bambinesche. Sì, è vero, perché, è vero. Cioè, è molto tondo, adesso, no? Tondo, sì, sì, tondeggiante, sì, sì, anche sì, proprio sì, sì, nella fisionomia, no? Perché le curve naturalmente ti danno un senso, cioè proprio dal punto di vista estetico, ti danno un senso di tranquillità, di felicità, è più accogliente rispetto, no, alle cose spigolose, proprio quando si deve fare sul serio ritorna Rufy normale anche nel... Però vederlo così, che non gliene frega niente, si può dare un pugno a Saturn, gliene dà mille mila perché glieli deve dare, e poi vede che c'è Kizaru contro Sanji, non gliene frega niente, sta lì, no, a ballonzolà, sì, con sì, tutta sì, l'isola sì, che è trasformata così, è disarmante nel suo non fregarsi. Sì. Sì, sì, è molto trickster da questo punto di vista, cioè lui è veramente lo spiritello del male in questo momento qua, è Peter Pan nella versione originale, no? Lo sai che era un scazzo di spiritello maligno, è terribile, cioè, sì sì sì, è cattivissimo, poi la Disney l'ho reso poi più o meno un buono, perché poi comunque è uno stronzetto lo stesso, si vede come poi tratta Wendy, ma la versione quella originale è un figlio di puttana Peter Pan. Io l'ho odiato, io quando ho letto la, diciamo, la pista teatrale di Barry e poi il romanzo, io l'ho odiato Peter Pan, perché io non pensavo fosse così stronzo. Sì, 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 è proprio un rotto in culo, quelli proprio... C'ha ragione che... Capitano Uncino, mi dice uno. Certo, ha ragione Capitano Uncino. Ha ragione Capitano Uncino, lui è quei bambini di merda, ma è veramente odiosissimo, non si può leggere Peter Pan, non fate mai questo errore, ve lo dico. Cioè, se siete, sì, sì, se siete cresciuti con la roba Disney, oppure con i tanti film, o soprattutto se magari siete un po' più vecchietti e magari siete cresciuti con Hook Capitano Uncino, cioè uno dei miei film preferiti di sempre, non leggete mai il Peter Pan originale. Lo odierete come poche altre cose, sì, al sì, mondo. Sì. È come il Pinocchio di Collodi. Che è fastidiosissimo. No, no, io quello l'ho adorato. Anzi, quando schiaccia no, ma sai perché l'ho adorato? Cioè, lui è irritante, però c'è una povertà di fondo. A me mi intristiva. Il povero Mastro Geppetto è tornato a casa, non teneva da mangiare, allora doveva far finta di cucinare, gli dipingeva la pentola sul fuoco perché non c'aveva da mangiare. A me veniva una pena questo povero Mastro Geppetto. Poi c'era Pinocchio, non se ne fotteva un cazzo, se ne andava, allora volevi prendere, no, a randellate sulla testa. Però, no, cioè, Peter Pan è irritantissimo. Sì, sì, Pinocchio, diciamo che... Ecco, Pinocchio è un po' più come Luffy da questo punto, è anarchico, va sì, contro sì, il potere costituito, sì, non sì, capisce sì, un cazzo. Sì, 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 sì. Però, vabbè, scusate, ogni tanto andiamo. Stavamo divagando. Siamo lì anche noi, è vero, sì, siamo liberi, siamo felici. È la nostra forma libera, la nostra forma libera. Sì. Assolutamente. Comunque sì, sì, è un... come dici tu, effettivamente quando è trasformato è stronzo, perché di fatto quando combatteva fino adesso era sempre comunque molto come si può dire, cioè è molto coerente con le sue mutazioni, no? Cioè, aveva davanti il villain e lui si incazzava perché poi vedeva qualcosa di sbagliato. Adesso lui sì, si incazza, ma è anche figlio di Stroxo, quindi proprio fa il cattivo, fa il cattivello, è birbantello. Sì, sì. Ci piace però No, no, ma figurarsi, ci piace molto, ci piace molto. È meraviglioso. Dice Derek dal Pozzo, comunque Saturn sta prendendo cazzotti da chiunque, chiunque passa gli schiaffa un cazzotto. Sì, ma poi lui si rialza e non è successo niente. Diciamo che da questo punto di vista chiaramente serve per farti vedere questo, cioè abbiamo detto ormai mille volte che devi ammazzare tutte e cinque e poi devi ammazzare Musama, cioè, ormai questo è veramente palese, però fa ridere comunque che veramente passa chiunque, cioè lui che dovrebbe essere l'intoccabile, l'uomo al vertice, o le ha prese da chiunque, tutti, pure da Bonnie.
Bellissimo, bellissimo, esatto. No, questa cosa è meravigliosa. Così come, cioè, io non ne ho parlato nel video, non so se te se ne hai parlato, dobbiamo affrontare una volta per tutte, ecco, parlando anche, no, dei 5 astri di demenza, il fatto che noi in questo fumetto abbiamo visto, diciamo così, le location teoricamente più imprendibili e inespugnabili del mondo. Non è vero un cazzo. E allora hai visto l'isola giudiziaria impossibile da attaccare, sono bastati 100 stronzi, via, distrutta. La più grande prigione subacquea di tutti i tempi, a parte il fatto che ne era bastato uno 20 anni prima che se n'era scappato, va bene. Come precedente non era proprio di migliore. No, infatti, non era ben augurante. Il fatto che... diciamo il prison break di massa sia stato causato da Buggy e Mr. Tree fa capire il livello, diciamo, di impenetrabilità. Esatto. Ma va bene, non fa niente, è stato un caso, può capitare, sì, può capitare. Esatto. Però qua bisogna dire, allora, Oda, io capisco che tu volevi fare la saga della ribellione delle macchine, per cui se tu ti affidi alle macchine e alle intelligenze artificiali finisce in malo modo, no? Grandi topos della fantascienza dagli anni 30 e non solo, e va bene, però benedetto il signore, tu hai creato l'isola del futuro, tutto automatizzato, tutto futuristico, imprendibile, impressionante, sistemi di difesa all'avanguardia, sistemi di difesa che neanche in Guerre Stellari o Wagyu sono entrati tutti e sono entrati Mugiwara, è entrato Saturn, è entrato Kizaru, è entrato Bonnie, sono entrati i giganti, sono entrati Katarina Davon e Van Augur, Vegapunk, Cicina ha potuto fare tutto il cazzo che le pareva, a nessuno se ne è fottuto. Wow, e meno male che Vegapunk voleva rendere gratuita e a disposizione di tutti tutto quello che c'era su Punk Hazard. Cioè, immaginatevi se lui avesse messo a disposizione del mondo questa roba qui. Le banche più sicure hanno firmato il contratto con Dr. Vegapunk. Ora, a parte gli scherzi, e poi lui pensava di essere tranquillo, parlava con Orso, c'erano le telecamerine del cos'è che lo filmavano, cioè ci sono veramente le follie in questa cosa qua. Cioè, è veramente una cosa, cioè, poi uno ride, per carità, alla fine di nuovo sono cazzate, ma figurate. Però se ci pensi è vero, cioè, quelli dovrebbero essere veramente inespugnabili, anche solo per il fatto che ci sono le più grandi tecnologie di tutti i tempi, 800 anni nel passato, quindi 500 anni nel futuro, e manca un po' cazzo, cioè, veramente, sono bastati 3 stronzi per far crollare. Ma lì di 800 anni fa c'è solo un robottone, basta, il resto è tutto fake. Che è quello più intelligente, perché lui si accende, diciamo, e poi... me lo fottono cazzo, rimango qua e vaffanculo. E questo è... lui fa come Dragon, ha lo stesso approccio alla vita. No, lui si trigger un attimo, poi sta tranquillo. Si trigger e poi sta tranquillo. Sì. Bello. Io sono curioso di capire come si salva la Sunny adesso, che sta scivolando verso il baratro, che adesso dovrebbe cadere fuori e esplodere, no? Perché c'è ancora questo Frontier Dome attivo. Ma non funziona! passa attraverso. Funziona un cazzo su quest'isola, quindi figurati, appena sta per friggersi contro il dome, per qualche motivo non funziona. Sì, sicuro, arriverà lì, oddio, stavo per morire, poi si passano attraverso. Cosa è successo? Non lo sappiamo. Non può entrare, entra, esce in questo caso, esce. È terribile, così come... Dai, affrontiamo questi due elefanti nella stanza. Affrontiamo Zoro. No, il primo a affrontare è Jinbe che vola. Quello è il vero elefante nella stanza. Giuro, sembra un Tarzanello, sembra un emorroide che vola nell'aria. È terribile. No, è terribile. Più che altro, no, è meraviglioso il fatto che comunque... Cioè, perché poi a me mi fanno ridere queste cose, poi io non ci posso fare niente. Però è anche bello del fumetto, questo. Cioè, che loro stanno in questo momento super concitatissimo, dobbiamo fuggirci, dobbiamo andare. Lui vola tranquillo. Ha anche il tempo, no, di fare la radiocrona un altro po' della battaglia. Dice, non è il momento di combattere. Cioè, però nel frattempo, cioè, lui non fa niente. Lì con tutta la calma del mondo. Sì, lui non ne sbatte zero proprio. È bellissimo. Jim è proprio tranquillo. Fantastico. Tranquillo. E poi c'è Zoro che cazzeggia.
Io non giuro, non lo capisco. Perché poi ho provato anche a analizzare, ho visto anche i capitoli vecchi, quando comincia il combattimento con Lucy, è già stanco, è già tutto emaciato, pieno di sangue, c'ha le goccioline. Qua è stanchissimo. C'è la differenza anche tra i due tipi di respiro, di affanno. Quando c'è Ze, è quello proprio... Quello di Lucy è più normale, è meno affaticato. Poi Lucy ha il flutto risvegliato, quindi hanno anche la capacità di recupero più alta, no? Come ci raccontavano ai tempi. E io mi ricordavo i tempi proprio di Thriller Bark, quando poi combatte con Kizaru e Sabaudi, Zoro era cotto dopo la bolla di orso. Cioè lui qua era un passo dalla morte 2 settimane fa circa, quando poi ha visto la falce e il martello comparire, no? Quindi secondo me Zoro sta patendo ancora le conseguenze dello scontro con King, dei farmaci che si è preso dai Mink, dalla botta che si è preso da Kaido e Big Mom e tutto il resto. È l'unica, perché altrimenti l'avrebbe sdrumato Lucy. Per quanto poi Lucy sia forte, non stiamo dicendo che Lucy non sia forte, per me Zoro è... Sai cos'è la cosa? Non dico che mi infastidisce, perché poi figura, chi se ne fotte. È comunque il fatto che... Cioè poi la narrazione in questo caso secondo me è importante, quindi se tu mi fai vedere che vuoi rifare, ecco, la cosa che tutti ci aspettavamo, lo sai che non aspettavano, di Luffy che si ridà il pugno con Lucci, e tu hai Luffy Gear Fifth che poi si capisce che sta cazzeggiando, sì, e non se lo caca proprio alla fine, no? Sì, però comunque cioè, se tanto mi dà tanto, Lucci comunque il suo più o meno ha cercato di farlo, gli è andata male, va bene, non lo riconosce nemmeno. Però, sai, questa cosa di Zoro, cioè io capisco perché Oda l'ha fatto, narrativamente parlando, perché è figo vedere nello stesso capitolo che c'hai da una parte Zoro contro Lucci versione risvegliata, quindi versione Super Saiyan, e Sanji che se la vede con Kizaru, perché Oda ti vuole dire naturalmente, per quella che è la progressione narrativa di un fumetto e soprattutto di quello che comunque è, rimane ancora un battle manga, quelli che un tempo erano avversari apparentemente insuperabili, che comunque ti hanno fatto penare, quindi un boss di una delle grandi saghe di One Piece, da una parte Lucci, e quello che è stato comunque uno scoglio insormontabile fino a metà manga, un ammiraglio, adesso quella che è la ciurma di un imperatore, quindi una delle ciurme più potenti del mondo, se la deve giocare a questo livello, se la può giocare, e non hai neanche, perché poi secondo me questa cosa va detta, non hai neanche l'idea che loro possano perdere, neanche per sbaglio. Per cui è figo vedere Sanji non solo che riflette il laser di Kizaru, e qui già anche qui ho visto gente che si è triggerata, ma come fa, ma come non fa la fisica, l'haki, chi se ne frega, cioè, sì, io ho detto questa cosa, in realtà è interessante il parallelismo che Kizaru citi la fisica dicendo il mondo della fisica va riscritta, e poi tu hai il fisico Willy Gallon, chiaramente Joy Boy, lo sappiamo, che ti dice nulla è impossibile quando l'uomo lavora con l'immaginazione, e Sanji ti dice questo, forza dell'amore più potente, no, della luce, quello è queste puttanate qua, che poi sono quelle che dice Barba Nera, ma dopo ne parliamo, e quindi vedere nello stesso capitolo, perché poi quello è il gioco, con Luffy che non gliene frega proprio, Luffy ormai è un altro livello, se la gioca, no, con Sega Saturn, e quindi lasci, no, i vice capitani, uno con Lucci, l'altro con Kizaru. È interessante come cosa, perché poi è anche un gioco di imbruttite, ormai il livello è quello, però con Zoro, tenendo anche conto ormai della caratura del personaggio, ti lascio un po' perplesso, perché lui sembra stanco, come dici tu, poi però una spada la chizza, una, l'altra no, l'altra sì, non la tira fuori. Che è chizzata. L'altra c'era nel capitolo 1093, le aveva tutte e tre in mano. Sì, vabbè, aveva la Wado in bocca e le altre due in mano. Adesso ha rifoderato la Wado Ichimonji e sta combattendo con due spade. Quindi, sai, cioè, poi alla fine anche qua, no, so cose... Cioè Oda un capitolo si ricorda, l'altro no, tipo se te ti vede il momento in cui Luffy si scontra con Kizaru, all'inizio è ancora vestito in stile di Egghead, tutto futuristico, cambi sì. Capitolo, in versione Snake Man è di nuovo Luffy normale, perché poi si deve trasformare, no, in Super Saiyan, e quindi vuoi far Super Saiyan con la cosa futuristica. Certo. E, diciamo che secondo me è divertente il fatto che loro imbruttiscano due personaggi da 90, Sanji più di Zoro in questo caso.
vedremo, cioè alla fine non mi aspetto che Lucci perda, sarebbe clamorosa questa cosa qui, però dai, da pensare, cioè là veramente non voglio dire che gli bastava una spadata a Zoro a livello a cui è arrivato, però sì, sì, per me praticamente sì, cioè se voleva lo scannava con un colpo solo, però appunto c'è questo malus perché sta patendo ancora secondo me le cose subite a Wano e ci sta, poi vincerà sicuro, perché vincerà, ci mancherebbe altro. Però meno sta, perché te lo sta tenendo lì, bloccato, perché altrimenti se scendeva anche lui a combattere con gli altri era una sfida veramente non impari di più. Più che altro bisogna vedere se questi combattimenti li farà vedere, perché comunque mo sta arrivando Jim, non ce lo vedo Jim e Zoro contro Lucci, sarebbe veramente scandalo tristissimo. Mamma mia, povero Zoro, non se lo merita. Sarebbe tristissimo, stanno arrivando i giganti, adesso da vedere, insomma, tutto quel casino che faranno i giganti. E boh, comunque, boh, fighissimo, cioè è un casino allucinante. Questa Ged veramente c'è talmente puttanaio sì. Esplode ed è tutto bellissimo e soprattutto è bellissimo Vegapunk. A me mi ha fatto ridere questa cosa, a me mi ha fatto ridere, scusami, che tutti dicono andate, e io non posso, io che sono medico io che sono stato azzurro di sci. E la gente dice cosa? Cioè non ci credono neanche loro che sta per morire. Infatti cioè quel balloon ha detto no, cosa? Cioè non è un coso, Dio sta morendo, no, è cosa? Ma chi stai scemo? Cioè dovrebbe dare pathos, diventa involontariamente comico e il momento, ecco, invece poi di pathos crolla miseramente. Sì, che poi dici c'ha lì anche nel laboratorio gli organi nelle taniche, vuoi che non abbia un organetto da farsi cambiare da Chopperino? Facesse una volta una vita al medico Chopper, qualche... ma sì, ma volta. Tutto adesso lo, insomma, lo bendano, mette le fasce e si benda tutto. Sì, è fatta, sì. È fatta. E senti, a questo punto la SNAI, quanto viene giocato il fatto che Van Augur abbia dato il cibo a Luffy e poi l'abbia teletrasportato? No, per me no, io spero di no, ma che senso avrebbe? Cioè, a meno che fosse un ordine di Teach, nutrilo, perché lo voglio bello bello carico, non lo so. Voglio bello grasso. Però potrebbe funzionare il fatto che magari l'abbiano aiutato, perché così loro potevano far cazzo che gli pareva. Ah beh, boh, può essere che lo abbiano salvato loro per continuare a avere via libera, capiamo. E dai, ti faccio la domanda più scontata di tutti i tempi. Sì. Perché sono andati lì? Non lo so, ne ho sentite troppe sti giorni. Non ce n'è una che mi piaccia, sinceramente, perché mi sembrano tutte un po' scialbe come cose. Cioè, dal dover prendere i Serafini, per quale motivo non esiste, tanto non ne avrebbero il controllo. Ma adesso sì. Adesso sì. Forse. In teoria sì. In teoria adesso sì. Però prima no. Ad Amazon Lily non avevano visto che usavano i frutti del diavolo questi, quindi non c'era neanche interesse da questo punto di vista. L'unica cosa che mi piaceva pensare è che Teach volesse capire perché questi avessero l'aspetto dei Lunaria, che sono gli dei del mondo che abitavano sulla Red Line 800 anni fa, eccetera eccetera eccetera. Quindi magari c'era anche dell'interesse dal punto di vista storico, visto che Teach ha questo feticcio, no, della storia. Però non so, mi sembra un po' tutto molto 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 fino di foschia al momento, tutto un po' oscurato. Non trovo una risposta che mi soddisfi, che abbia una logica completa, proprio per mandare loro in missione stealth a far qualcosa, perché poi sicuramente con il warp sono entrati nella cupola loro, no? Tranquillamente. Certo. E nella cupola cosa fai? Poi prendi i Serafini e li porti via? Questi si fanno spostare, che erano tra l'altro nelle bolle chiusi dentro. Non lo so, non ho una risposta che mi convinca. Guarda, secondo me il fatto che siano andati per i Serafini, per far cosa con i Serafini non lo so, proprio detta molto banalmente, però mi sembra veramente, cioè per quale motivo sarebbero dovuti andare là se non proprio per i Serafini, anche solo per vederli, per studiarli? Cioè Teach li ha visti, no, li ha visti lì su Amazon Lily e ci sta per la questione lunaria, secondo me, no, come cosa, perché mandare i propri uomini di nuovo adesso, senza scherzare, su quella che teoricamente dovrebbe essere una delle isole più inquietanti del mondo, proprio anche dal punto di vista dei sistemi di difesa.
E se ti ricordi, ancora prima di arrivare su Egghead, quando ci stiamo arrivando, dicevo, vabbè, ma questo ce l'avrà sistemi di difesa più avanzati del mondo, è il più grande scienziato di tutti i tempi, abbiamo visto come sono andate le cose, e fa cosa, però, anche perché poi le tempistiche sono veramente strettissime, cioè capita tutto, si incastra tutto veramente alla perfezione, fortuno, destino, non saprei dire, e secondo me poi il punto diventa anche questo, ecco, no? Come dicevamo anche all'inizio, quando Catalina Devon dice grazie, insomma, grazie per l'aiuto, adesso è diventato tutto più semplice, missione compiuta, e il fatto che lei adesso si possa trasformare in Sega Saturn, a prescindere o meno dal perché vogliano andare su Marijuana, e comunque gli dà accesso ai Serafini, apparentemente. E qui gli si ritorce contro anche tutto quel sistema terrificante di controllo, perché basta Katarina Devon che dà l'ordine di Sega Saturn, gli altri non lo possono spegnere. Sì, 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 quello sì, però non lo so, magari è così, sarà così, non mi ha dato l'impressione di esserne così affascinato quando li ha visti ad Amazon Lily, cioè... Non gli fregava un cazzo, questi sembrano dei lunaria, diceva basta, finita l'interazione tra di loro, salvo che poi impara il colpo di Mio con il braccio, finito. Non lo so, magari è così davvero, però al momento mi sembra proprio un po' poco, poi sarà così perché è poco, è banale, infantile, funziona, è One Piece e tutto il resto. Però anche se non avessero beccato Saturn, che cosa se ne facevano? Non rispondevano agli ordini? Questa è la cosa, nel senso che sembra, e qui l'abbiamo anche accennato prima, però vabbè, parliamone, cioè l'interesse era arrivare lì, era arrivare a Marijuana, cioè il fatto che Teach intendesse chiedere al governo di diventare un affiliato, evidentemente gli serviva per arrivare a avere in contatto con i cinque astri di demenza, e in questo modo non ne hanno più bisogno, no? Perché tanto adesso se possono infiltrare, possono fare tutto il cazzo che gli pare, possono fare tutto quello che vogliono. E tra l'altro ne approfitto, cioè faccio un passo di lato, perché questa è una cosa che sto leggendo sempre, speriamo entri in testa. Bonnie comanda gli orsi Bartolomei. Fine. Tutti. Fine. Tutti quelli che hanno una forma vagamente di orso Bartolomei. Ma quanto è stato bello nell'anime che già l'hanno fatto vedere questa cacchio, cosa. Cacchio. Sì. Sembra che lei poi loro si fermi. Lui si fermi perché non li riconosce. Ma invece no. È molto bello. Ho apprezzato, perché se lo sai, lo sai adesso. Se non lo sai, l'ho apprezzato tanto. Bello, sì. Senti, di chi è figlio questo Barba Nera? Barba Nerona, no? figlio di Imu. Immaginati, no. Sai che bello, lui fratello con Buggy. sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso. Allora, la strada più facile, ovviamente banale, infantile, è Exibeck. Perché ci sono troppi dettagli che ti portano lì, no? Cioè, certo. Stai ricalcando le orme, la nave, la isola, la ciurma, e il sogno, e quello, quell'altro, e vabbè. Però potrebbe essere anche un giochino di Oda per farti cadere proprio nella sua trappola, no? A me piaceva, dicevamo proprio l'idea che magari invece il Joy Boy di 800 anni fa facesse Marshall di cognome. E quindi lui senta dentro di sé questa cosa perché pensa di essere il discendente diretto di Joy Boy, quando in realtà sappiamo che non c'entra poi la consanguinità, ma c'entra poi una cosa che ancora va ben al di là delle nostre comprensioni, tant'è che Roger diceva sì, sarà mio figlio diventare re dei pirati, e poi non c'entra, cioè Luffy con Roger non c'entra nulla, se non che condividono un sogno per un motivo ancora sconosciuto. E quindi spero quantomeno che Buggy rimanga figlio di Xibek, così per il meme, per la gloria, per l'eterna gloria, e che Teach abbia una strada diversa, più interessante, magari più costruita, che non sia banalmente Xibek che è morto per qualche ragione a God Valley e lui mi ha voluto ereditare la memoria e ricalcare le orme. Ti faccio una domanda. Vai. Che poi è quello di cui ho parlato nel mio video, però è una cosa di cui noi parliamo spesso. Ovvero sul fatto che per incendiare definitivamente il mondo, ID, come diceva anche Musama, no, debbano arrivare alla consapevolezza di essere certo, ID. Allora certo. Io ti faccio questa domanda. Ma per paradosso, oggi come oggi, tenendo conto di tutto quello che abbiamo visto, quello che ha maggior consapevolezza del proprio essere non è proprio Barba Nera. Sembra avere comunque un po' più di consapevolezza degli altri. Magari non sa cos'è, però sa che è importante.
come Robin, ad esempio, no? Quindi già la consapevolezza che è qualcosa di importante ti mette su un tassello più alto rispetto agli altri. Cioè, Rufy, cioè, ma che cazzo stai dicendo, no? È quello che diciamo sempre. Io sto arrivando a un'idea, poi vediamo se magari Vai. Non sarà così, no? Raccontami. Perché Timothy dice, ritorniamo ai discorsi che abbiamo già fatto, però secondo me questo capitolo ha messo un mattoncino in più, che è una cosa che io dico da sempre. Cioè, Rufy, se gli dici che è mica, dice, che cazzo ne è? Esatto, che è quello che ha fatto, no? Che è quello che ha fatto, esattamente quello che ha fatto. Ma per forza, perché quando te leggi One Piece, ogni qualvolta gli si cerca di raccontare qualcosa, lui pensa a Magnao, pensa a dormirsi, ricorda solo cose che gli interessa. Sì, non frega niente. Imu dice, i D sono involucri vuoti, non sanno che cosa significa, se lo sapessero sarebbero cazzi per tutti, perché sono i nostri nemici. Sai che la D, facciamo di nuovo lo stesso discorso un attimo per l'audience, sai che la consapevolezza di essere un D la ottieni solo se arrivi all'after, per il momento, se arrivi scopri che cos'è e quindi hai quella consapevolezza. Roger scientemente ha fatto quello che ha fatto perché sapeva di essere un D e quello gli ha dato per paradosso la forza di incendiare il mondo. Però io mi sono domandato ad oggi, non solo non c'è nessuno che abbia questa consapevolezza tranne quelli che insomma, o conoscenza tranne quelli che hanno navigato con Re dei Pirati, ma i D apparentemente per il momento non lo sanno. Allora, l'unico che veramente sembra avere, no, ha fatto un piano, ha sognato di avere un piano e lo ha realizzato, perché siamo nel mondo in cui immagina puoi, cioè se puoi pensarlo puoi farlo. Legge Barbanera all'ennesima potenza. Barbanera è quello che l'ha fatto. Ad oggi sembra per paradosso lui quello più pericoloso per il governo mondiale. Tant'è vero che per me sarebbe meraviglioso se insomma ci fosse un conflitto solo tra di loro, e solo alla fine magari si potrebbe avere quel conflitto tra Rufy e Barbanera per la fine. Sai perché? Perché di nuovo ritorniamo sempre a questo discorso qua, cioè Rufy oggi per me non ha un motivo per andare contro il governo mondiale. Ma infatti questo capitolo secondo me ha ribaltato nuovamente le carte, perché lo sai che sono il primo che da sempre ha detto che per me il governo deve essere l'ultima cosa da sconfiggere. E invece no. Però potrebbe essere sempre così, ma con il governo in mano a Barbanera, dove poi hai Laugh-Tale dopo. E prima devi tornare indietro a rompere il culo a Teach. Perché, cioè, il punto è proprio questo. Io parlavo di questo proprio perché, cioè, Rufy è il predestinato, ma forse no, o meglio, voglio spiegarla bene questa cosa. Mi voglio prendere del tempo, quindi perdonatemi, non cacate il cazzo. Nel mio video dicevo una cosa, ovvero noi partiamo dall'assunto che Luffy è Nika. Però in realtà è il contrario, cioè come il video di Yohara. È Nika ad aver scelto Luffy. Sì. Cioè è il frutto ad aver scelto lui, perché evidentemente ha capito che Luffy è l'uomo davvero più libero dei mari, e quando tu sei libero, sei addirittura libero anche dal tuo stesso destino. Per cui se, di nuovo, se a Luffy gli dici guarda che te sei Nika, guarda che nel tuo destino c'è la storia che devi liberare il mondo, Luffy sa che c'è, dice vabbè, ma se la mia storia è già scritta e mi fermo qua, perché se già so dove devo andare e cosa devo fare, diventa un'avventura prevedibile. Esatto. Non è la storia di Rufy quella di essere consapevole di diventare il liberatore delle genti, quello che va in giro. Cioè lui lo fa incidentalmente. Perché? Perché c'è l'amico affamato in cui lui si rivede, quindi ecco, fa una rivoluzione per dar da mangiare alla gente, oppure perché gli hanno rapito l'amico o l'amica, allora bisogna andarla a liberare. Allora in quest'ottica, cioè avere un Luffy che ha una, diciamo, illuminazione di essere il dio, non funziona, perché farebbe crollare tutto quello che One Piece ha fatto vedere film. Con Barbanera invece per paradosso funziona, perché lui è quello, come dice, abbiamo detto tante volte, secondo me, poi sarà sbagliatissimo, però lui è quello che ha immaginato la sua strada consapevole, e per paradosso lui è quello schiavo del suo destino, perché se le cose non vanno come dicono, come dice lui, gli crolla tutto sotto i piedi. E invece Luffy è quello libero, è quello anarchico, cioè lui prende il mare perché vuole fare un'avventura, incidentalmente fa le cose che è destinato a fare senza saperlo, ma perché è lui che mette in moto il suo stesso destino, e in questo diventa libero. Cioè qui c'è, adesso c'è un Barbanera che niente, è tutto il contrario di tutto. C'è Rod, è come Luffy, c'è Rod Poneglyph, c'ha due armi ancestrali, c'ha tutto, però lui lo vuole ottenere queste cose. Invece Luffy, lasciando libero tutto e tutti, fa in modo che possa disporre di tutto e tutti. Invece Barbanera più comincerà a stringere tutto nella sua mano, più le cose gli sfuggeranno di mano. Certo, questo è un punto forte. Certo. E quindi a me piacerebbe alla fine. Sì, anche a me.
se effettivamente Barbanera diventasse, come secondo me è anche giusto che sia, il main villain. Sì. Eh sì. Poi vedremo, magari non sarà così. Io me lo auguro. Così sai, come... Prova a immaginare questo. Il Signore degli Anelli, no? Il main villain è Sauron, ovviamente. Però, di fatto, il main villain di Frodo è Gollum. È lui che gli sta addosso, gli rompe i coglioni, poi alla fine combattono sul Montefato, gli strappa il dito e cade giù, no? E poi di fatto diventa Gollum l'eroe, perché è lui che gli strappa l'anello e cade nel Montefato. Sarebbe bella una cosa del genere, no? Beh, chiaramente il main villain è Imu da sopra, nella sua torre d'avorio, è intoccabile, inguardabile, e poi c'è la sfida tra i due, dove poi la vittoria se la giocano loro e quell'altro crolla immancabilmente in qualche modo. Sarebbe bello di più, ovviamente, se Teach diventasse il nuovo re del mondo al posto di Musama e lo togliesse dai maroni in qualche modo. Un po' scricchiola, perché non capisco poi come possa incastrarsi sta cosa. Però è molto bello pensare che Luffy vada effettivamente, torni indietro a combattere contro Barbanera a Marijuana senza arrivare a Laugh Tale. Quindi lo scoprimento te lo teniamo dopo. Quindi per forza sconfiggi il governo, sconfiggi tutto, e fa tutto, e poi vanno a capire. Alla fine tu scopri effettivamente tutto il senso. Una volta che hanno scoperto che cosa, non per forza questa verità deve essere divulgata al mondo intero. Lo saprà Robin e chi effettivamente poi andrà a ricostruire il mondo. Ma il popolino non lo so se avrà magari senso raccontare tutto quanto al mondo intero. Non so cosa ne pensi. Guarda, secondo me questa... Il giornale potrà dire forse le cose più importanti. Ma alla fine sai, cioè alla fine io mi immagino che il mondo in un certo qual modo deve compartecipare a questa roba qua. Perché comunque, bene o male, cioè Luffy nel corso del suo viaggio ha impattato sul mondo. Sì. Ha impattato su un numero enorme di isole, cioè loro non gliene frega niente che è Nika, però effettivamente l'influsso di Luffy Nika ha fatto in modo che un sacco di isole siano diventate libere, abbiano già ascoltato prima degli altri tamburi della liberazione in questo caso. Quindi io mi aspetto che tutta la gente che noi abbiamo visto in One Piece compartecipi in certo qual modo quello che sarà la più grande battaglia di tutti. Sì, ma la guerra sono d'accordissimo. È proprio il fatto del sapere del regno antico, di Joy Boy, dei lunari e tutte queste robe qua, che a noi facciamo le seghe a pensarci. Però il mondo che sappia dei lunari, che cazzo ne so, Questo bisogna vedere Oda come lo gestirà. Cioè, poi noi insomma diciamo anche questo, facciamo una marea di pippe mentali, ma abbiamo detto questo, poi magari invece fanno il triello con le armi ancestrali, che cazzo ne sai. Imu che c'ha il Lufo, Luffy che c'ha Shiraoshi e Barbanera, che è una cosa che pure abbiamo sempre detto. Ti immagini Barbanera scopre dove sta Pluton, va davanti Wano Kuri, che è quello che è probabile. Immaginati adesso, ecco, non abbiamo parlato, lo accenniamo, Bartolomeo che non vedeva l'ora, no, di Bartolomeo, Caribou che non vedeva l'ora di fare Bartolomeo di Barbanera e che vada a Barbanera, che poi anche qui che meraviglia, cioè pensiamo a questa cosa qui, cioè noi abbiamo questo personaggio, ce lo siamo portati dietro dal post time skip, dall'inizio del post time skip, dal primo capitolo del post time skip, cioè lì poteva spifferare le cose a chiunque, invece è stato zitto, addirittura no, si è preso, è stato incarcerato da Kaido, si poteva guadagnare la libertà dicendo oh io so dove sta un'arma ancestrale, vattela a pigliare, no. Zitto, se è fatto vero uomo d'onore, omertà, perché le cose un po', i pizzini vanno dati solamente a grande capo, ed è meravigliosa questa, veramente fantastica, cioè, quindi adesso Oda ci può, ecco, dopo Zoro contro Mihawk, Usopp e Yasopp, Uso contro Vanaugur, Oda, se mi scammi Bartolomeo contro Caribou, io vengo fin mamma sotto mia. Il fango contro le varietà, bellissimo. Sì, chiaro. È già scritta questa roba, è scritta nella storia e nel destino. C'è già dove per votare chi vince tra i due. Sì. Bellissimo. No, bellissimo. Non vedo l'ora. Però è veramente affascinante questa. Cioè, anche il fatto che. Perché vedi la cosa che ho adorato è comunque sul serio il fatto che Teach è proprio la nemesi di Luffy, anche dal punto di vista del carisma. Per cui. Oda qui non è mai, cioè con Barbanera non è mai banale, cioè lui te lo presenta con loro che si incontrano magnando, già solo quello è fantastico, e ha fatto in modo che
tra virgolette, il sogno di Teach ti sia stato raccontato non da Teach, poi te lo racconterà per me, ma dai suoi sottoposti. Voi che cazzo volete? Il mondo. Oh, meraviglioso. Cioè tutto, everything di Teach, ti ricordi, no? Tutto, il mondo è tutto. Cioè noi vogliamo tutto, qualsiasi cosa sia nostra, meraviglia. Cioè, Luffy non vuole niente, no, di fatto, perché la libertà vuol dire, cioè, avere... non voglio niente, voglio essere libero di fare quello che voglio. E lui vuole tutto, invece, per poter fare quello che vuole in maniera sua, in modo suo. No, a me questa cosa mi manda... Ma mi manda ai pazzi? Perché poi, ecco, no, lo raccontavamo anche settimana scorsa, Barba Nera è quello che rende veramente possibile l'impossibile. Quello che quando vede Luffy non lo prende per il culo, gli uomini non smetteranno mai di sognare, detto dall'uomo che non dorme mai, va bene. Sì. E poi, no, ce lo raccontavamo settimana scorsa, cioè, incontra Luffy vero Gianni Morandi, no, dai che ce la fai, dai ce la fai. Cioè, lui che lo guarda e dice, oh, ma l'Isola del Cielo esisteva, vai, vai, non ti dico che salva tuo fratello è impossibile, perché niente è impossibile a questo. Oh, è l'unico che lo dice insieme a Willy Gallo. Eh sì, anche il One Piece esiste, gli dice, quindi credici, qua, eccolo qua. Sì, il One Piece esiste sicuramente, eccolo là. Bellissimo, bellissimo. Saluto gli amici di Star Comics. Infatti, che meraviglia. Supportate il mercato, tra l'altro mo esce pure il volume 108 in Giappone, visto la cover. Hai visto che bella? Molto bella. E aspettavo diversa, però molto bella. Quando avevo visto la preview ho detto, Oda, quanti personaggi vuoi mettere? Oda, sì. Sì. Oda, sì. Poi ho visto come l'ha colorata, con la colorazione l'ha fatta risaltare quella copertina. Sì. Ma quella copertina, cioè vedendo la preview, era terribile. Troppa roba, tutti appastellati, come suo solito. Invece così, fatta bene. E cosa vuoi tutto? Wow. Sarà molto bello poi rileggere... Il viaggio di Barba Nera quando avremo ben chiaro effettivamente cosa vuole, perché sarà un capolavoro probabilmente, anche tutte le cose che dice, quando dice lascia che ti spottano, chi se ne frega, tanto le battaglie si possono vincere anche senza fare a botte, e tutte queste cose qui, no, quando avrai ben chiaro il suo passato, perché, chi è figlio di chi cosa, wow. Posso dire una cosa impopolare? So che questa cosa diventerà impopolare, però voglio dire lo stesso. A me mi fa rabbia Barba Nera, perché One Piece alla fine, cioè se lo dobbiamo mettere nella dicotomia tra Luffy e Barba Nera, Luffy è il classico TikToker che ottiene fama e gloria completamente a culo, senza aver programmato niente. E dall'altro lato invece c'è quello che per 30 anni si è fatto il culo, Barba Nera, che ha pianificato tutto, che ha studiato, che è diventato quello che è diventato perché ha voluto diventare quella roba lì, con fatica, con sudore, con abnegazione, contro tutto e contro tutti letteralmente, e purtroppo finirà ammazzato dal TikToker che con due video virali, Nika è virale, lo vedi, oh Nika, Dio del Sole, vieni, ci libera, e vince e vincerà. Oh, a me questa cosa mi fa proprio rabbia. Ce la vi. mi fa proprio rabbia, tanta, dice, sommo si rivede in Barba Nera, velato dissing a gente a casa. No, ma per carità, poi io sono... A parte lo scherzo, sono anche convinto che poi chi opera sul web raggiunge certi risultati per capacità, però è anche vero che ci sono alcuni fenomeni virali del web che, cioè, tu li guardi e non capisci perché stanno lì. Come il Mac. Ma finché fa ridere ti fai una risata, va bene, però poi diventa già diventato stantio per me. Sì, infatti. Dopo 3 mesi che dice entra, non può entrare, dice ok, ma poi? Mo entra. Capisci? Cioè, una volta fa ridere, due volte fa ridere, la decima, insomma, diventa anche un po' stucchevole. Però, insomma, questo è il mio pensiero impopolare, potete pensarla come... Assolutamente. E c'è qualcos'altro di cui dobbiamo parlare? Fammi riguardare. Vabbè, di Kizaru, di Sanji mi ha detto niente, di fatto. Beh, molto bello, cioè, bello che Sanji... il piccolino. Sì, no, questo è falla. A me questa roba fa ridere, non posso dire. Cioè, la gente qui capitolo così, la gente, oh, hai visto il ricciolo di Sanji? Ma che cazzo me ne fotte di questo ricciolo di merda? Abbiamo capito che quello è geneticamente modificato ormai, e quando si incazza. Capuzzana. Non se ne può più, basta. Ma tu l'hai visto il ricciolo di Sanji o no? Ma vaffanculo. Ai ai. Ah, ce n'è andato.
E voi l'avete visto il ricciolo di Sanji, eh? Importante, è importante. Anche a me l'hanno fatto notare in tanti quando stavo facendo la lettura, perché sono quelle cose che ovviamente meritano l'attenzione. Dai, torna, stronzolo, non ne parliamo più. No, ma perché io poi queste cose non dico che le prendo sul personale, non le prendo sul personale, però vai, dico, ma che facciamo? Ma ci sono 6.774 cose di cui parlare meravigliose di questo capitolo, il ricciolo di Sanji. Certo, e se io ho notato una cosa che non ha notato nessuno, perché nessuno ne ha parlato. Adesso ti faccio vedere l'immagine, aspetta, dov'è? Dov'è questa qua? Guarda. Ma mi devo aspettare una cosa seria o no? Beh, guarda! Imusama. L'occhio di Imusama. Oddio, oh, ce la posso fare. Che è l'occhio, lei è vera, vera sorella di Caribou, perciò lo prendono in ciurma. Per forza, ma infatti se guardi poi Caribou ha anche lui lo stesso occhio. È vera sorella di Mioca, come dicono in chat. Per forza. Ah, un'ultima cosa. Questo è il capitolo. Con te ne avevamo parlato nel passato. Questo è il capitolo dove, secondo me, muore definitivamente il personaggio di Kizaru. Sì, sì. Dopo che chiude gli occhi per colpire, basta. Nel senso, o muore fisicamente in sta saga, ma ve lo dura, o a fine saga lui si rimette. Cioè, non ha più senso di esistere. Non ha più senso di esistere. Cioè, proprio KO definitivo. È inumano, è inumano. È che cozzalone in cuo vado? Sì, il sì, posto esatto. Fisso. È che cozzalone in cuo vado? Il posto fisso, il posto fisso, il posto fisso per il posto fisso. Non importa quello che accadrà, voglio il posto fisso. Esatto, sì sì sì, è incredibile. È terribile questa cosa, cioè è veramente... Cioè gli altri ammiragli nel loro essere stronzi avevano un loro perché. Cioè, anche Toro Verde, no? Nel suo essere nazista, ha più senso di Kizaru a questo punto. È nazista, sì, è nazista. Sì, essendo sì, nazista, sì, è pure codardo, vede quello più forte se ne scappa, e quindi se la prende con i più deboli, ma appena, insomma, Ubi Maior, Minor Cessat. Ma Kizaru è veramente scaduto. Cioè, io gli ancora, fino a capitolo scorso, gli davo il beneficio del dubbio. Infatti. Ancora. No, non c'è dubbio. No, è proprio... È proprio terrificante, cioè è proprio quello squallido che ti vuole uccidere, però ha questa finta remora morale per cui non ti guarda. Sì, è scandaloso. È scandaloso. Prima di andare al processo, volevo farti vedere un'ultima cosa nella copertina. Sì. Guarda, con la croce Bepoli. Mi ha ricordato tantissimo quando Fantozzi è chiuso in macchina, che gli buttano il dito. Con Ivan il Terribile a fargli da guardia. Esatto, esattamente. Più che altro non ho capito perché Beppo ha una clava in mano e sta dando da bere del tè bollente al giaguaro lì, al leopardo. Perché lui ci è rimasto male. Ma di che cosa? Lo sta avvelenando. No, appunto, la mia avventura diceva Beppo si sente imbarazzato perché Lo si è addormentato con Bersani. E allora lui lo vuole svegliare con quella cosa calda per poi prenderlo ammazzate. Così sì, okay, quindi lo vuole proprio picchiare. Sì, sì, picchiare. Per forza. Bellissimo. Cioè, vedi, lui è triste perché lui vorrebbe stare con Lo. Lo. E invece no, cioè lui si è preso il posto suo. Perfetto. Perfetto. E niente, pensavo proprio a Ivan con il vino nella macchina. Bellissimo. Oh, è caldo. Beh. Vai, processiamo. Processiamo? Processiamo. Se trovo il processo. Ecco. Sì. Allora, prima di processare, fatemi un attimo ringraziare Animone 80, Daniev 3, Sabax MXS, grazie a Larsamandi, un bacio a Chiara, grazie a 93 Chris, Palax 1995, grazie a Crocus il Malvagio, Gencaro 90, Lorenzo il Lord, Fra 88 FG, Nercatul, Prove 25, il Ninja Accoppiatore, Giacomiro 825, ti mando un bacio, grazie a mio fratello Gevencore, Bentil 1907, Odora, Treedanda, Vincinata, un abbraccio a mio fratello Vincinata, grazie a Parmigianal, Papaya Show, Chopper 10 HP, e poi c'è un sondaggio, chi vince? Capiamo. Prima di... E grazie anche a Kenpachi 107 per l'abbonamento. Prima
di processare un annuncio importantissimo, poiché sono andati sold out i viaggi in Giappone di marzo e maggio e la gente già c'è stata a cacalcazzo. Così a novembre torniamo in Giappone. Comprassero il volo prima, no? A novembre facciamo una settimana a Tokyo, io e questo stronzo qua, e quindi a breve apriremo di nuovo, insomma, le notazioni. Quindi questa volta, insomma, vedete quello che dovete fare, perché fine novembre, inizio dicembre siamo... È la prima di dicembre, di fatto, è proprio a cavallo. Ok, quindi già sappiatelo, lo diciamo prima, e così... Sì, è tipo il 29 di novembre, che poi c'è 30-31 e poi c'è dicembre, quindi è quella settimana lì. Quindi, insomma, questo, ve lo diciamo già in anticipo, così già sapete. Infatti, e c'è anche fresco, quantomeno, rispetto all'estate. No, si sta bene, momento perfetto per andare. Grazie anche a Marco Loco 87 per l'abbonamento. Vediamo. Bene. Parlando seriamente dei rivoluzionari, anche se fa ridere, come pensate gestirà Oda questo gruppo? Ammetto che a me piacerebbe vedere Barbanera rovesciare il mondo e sedersi sul trono, però se Oda vorrà cavarsela facilmente, io ho pensato a una God Valley 2.0 con i rivoluzionari che approfittano del caos generale per fare la rivoluzione. Sarebbe da loro, perché è immensamente triste come cosa, cioè approfittano dell'attacco di un altro per poi prenderne vantaggio, no? Cioè, mi sembra un po' come diceva Batantuono, diceva il padre che aveva la distilleria, no? Quello ha l'alcol e diffonde l'alcolismo e il figlio ne trae i benefici. Cioè, quindi proprio mi sembra una trasciata di questo tipo, che sarebbe poi molto affine alla mentalità rivoluzionaria, che fanno le cose a giochi fatti degli altri. Approfittiamo del reverie, no? Andiamo a prenderci orso, approfittiamo di Barba Nera, andiamo a far casino. Probabilmente ci può stare. Cioè, voglio, io vorrei sempre ricordarvi che loro c'avevano tipo un loro comandante su Marijuà, come se non ci fosse, Orso Bartolomeo, per tanti anni col governo mondiale. Però se ne approfittavano, perché tornava ogni tanto Orso, certo, Bartolomeo. Certo. Quindi doppiamente stronzi da questo punto di vista. Collusi col nemico, mi verrebbe da dire. Cioè, se ci pensi, no, Orso Bartolomeo, che era diventato per il mondo il simbolo del governo mondiale, loro collusi col nemico. E non solo, scusami, adesso mo ci sto pensando, non solo, Dragon diceva, oh, ma se non parla, se non parla avrà le sue ragioni. Ma come? Ma te c'è quello che sa col tuo nemico? Ti potrebbe spifferare tutto di cose? No, se non parla, tutto a posto. Finché ci aiuta, finché ci fa vincere le battaglie. E poi appena legge sul giornale che Sabo ha forse ucciso Cobra, no, io con Sabo non ci voglio più avere a che fare. Se è stato lui, basta. Abbiamo chiuso i rapporti. 20 anni di collaborazione e amicizia, basta un attimo. Basta un attimo. È terribile. Per me sono cose, cioè, sono terribili, rivoluzionari. Sono proprio... sono quasi peggio, ma più o meno secondo me il livello, dei cacciatori d'Italia. Però almeno io sa quei Johnny il loro perché ce l'ha. Che immagine scioccante vedere Barbanella a Reverie spalla a spalla con le neoregine giovani intimorite e spaventate dal suo sorriso che impesta l'assemblea con l'alito di ciliegia. Che meraviglia, tra l'altro. Sarebbe bellissimo. Capace che poi si diventa effettivamente re Reverie, si fa anche le placchette dentali, come quelli veri, no? Questi bei denti bianchi, c'è i soldi dopo, no? Ma poi immaginati, cioè, secondo me Barba Nera, vero re del mondo, sarebbe comunque un re di motivazionale. Cioè, visto, nessuno sa che esiste, ci sono questi vecchi tromboni, appena si muovono fanno danni. Eh sì. Appena si muove, cioè, era meglio se Saturno su Egghead non ci fosse andato. Appena si è mossa ha fatto danni. Sì, 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 è vero. Cioè, Barba Nera sarebbe come se Berlusconi fosse diventato presidente della Repubblica. Cioè, avremmo avuto un presidente del marketing. Cioè, sai quante barzellette, le cose. Sarebbe stato il mio sogno. Avrei campato di meme tutta la vita io, no? A vedere questo uomo distruggere definitivamente ciò che ha comunque distrutto per 30 anni. Sarebbe stato proprio il sogno. Rimarrà sempre... Sì, rimarrà sempre il nostro. Un bel what if. Ma Kaino che fine farà dopo Egghead? Mi spiace per lui. Ma che c'entra lui, poveraccio? C'ho le mani legate. Cioè, c'è lì il rappresentante numero uno dei cinque anziani. E quindi, per quanto mi riguarda, Kaino proprio non c'entra niente. Lui ha fatto solo il suo lavoro.
come prendersela col capo della polizia, perché il ministro degli interni non ha fatto il suo mestiere. Cioè, non c'entra nulla, secondo me. La vera risposta è questa. Vabbè, Kong. Kong appena cambia il governo va su qualcun altro, loro rimangono lì tranquilli e sereni. Ma Kong allora, Kong è come? Oh, non lo so se lo sapete. Diciamo nei palazzi del potere ci sono queste figure, ci sono questi professionisti che aiutano i politici a svolgere il loro mestiere. Mm-hmm. Ci sono questi, cioè, sono proprio, diciamo così, dei personaggi che appartengono al mondo politico pur non appartenendo al mondo politico, e quindi a prescindere da chi viene eletto loro aiutano, insomma, chi poi salirà al potere. Certo. E quindi Kong è esattamente uno di questi, è quello che a prescindere da chi diventa grande ammiraglio, a prescindere da dove spira il vento, diciamo, delle correnti di destra, sinistra, lui sta là. Lui è lì per dire come fare le cose, quando farle. Quindi... E ti impara le carte. Esatto, assolutamente. Mappa approvata da Kong. Sì. Cosa ne pensate del fatto che Cosa ne pensate del fatto che Saturn dica che la ciurma di Teach stia facendo movimenti strani, intende la ricerca assidua dei frutti o potrebbe riferirsi ad altro? Ma un po' tutto. Sarà la ricerca dei frutti, sarà anche l'attacco ad Amazon Lily, può essere veramente tutte le cose che ha fatto, per carità. Cioè, anche il fatto che abbia Kuzan tra le sue fila, se vi ricordate, loro si chiedevano: ma che cazzo ci fa Kuzan con loro, no? Se la prendevano pure col cane, il cane diceva: ma che cazzo volete da me? Cioè, quindi può essere tutto. Fantastico. Grazie a l'ano peloso dell'uomo a Londra. L'abbonamento. Dell'uomo a Londra. Sì, sempre qui. Scrive, questa bisogna leggere, scrive anche: sempre qui, nel solito posto a Londra, sottolineo che purtroppo sono sempre peloso e puzzo comunque, colpa del pessimo cibo che c'è qui. Tutto a posto. Che cazzo è una fusione tra un bucaniere e un lunariano? un bucanier, dici? Un bucaniere? Un baccaniano? Fa baccano? È baccanali. Baccanali, anche. Anche? Non lo so. Non potrei non... dire una cosa, ma non la dirò. Perché? Non si può dire. Ah. Ma chi è smaliziato potrebbe aver capito, ma non lo dirò. Ecco, visto che in chat lo hanno scritto. Sì. Non si può, ragazzi. Non scadiamo in questi giochi di parole triviali, vi prego. Ai livelli di aspetta, questa cosa ne abbiamo parlato, perdonami. Però vabbè, ci trovo, che dice Dottor Mike: a livello di tempi quadra che Van Augur fosse con Teach contro Lo e poi con Katarina e Ged. Sì, lo scontro con Lo era il giorno prima, poi lui spawna, avrà fatto un po' a tappe e è arrivato, ci può stare. Ma più che altro va capito, perché questa secondo me Oda la deve spiegare. E ringraziamo Maltaliti per... Dove la traccia, dici? Questa va spiegata, secondo me, perché posso capire che Oda faccia vedere, giustamente per far salire l'hype, la vignetta con la zattera di Teach. E posso anche capire che, poiché c'hai Van Augur, la puoi mettere da qualche parte, la puoi, sì, ancora da qualche parte, ma devi far vedere pure dove, però. Perché sennò questa roba diventa abbastanza terrificante, tenendo conto soprattutto che Oda ci ha specificato in questo capitolo a farti vedere che lui, Van Augur, non riesce a controllare ancora i suoi poteri. Esatto. E, cioè, non te la puoi scappottare così. Cioè, tu ci fai vedere questa zattera che arriva il giorno prima dell'assedio, quindi poi questa zattera passa, transita. Cioè, loro che hanno fatto? Si sono teletrasportati quel giorno, si sono nascosti dove? Poi dove non si sa, non si capisce. Questa è una cosa che va capita, va mostrata. La zattera se ne sarà andata dove non si sa, e Ged è stata circondata da 100 navi, e loro hanno fatto i cazzi loro. In che modo? Questa cosa la deve spiegare. Perché... non lo farà mai, lo sai anche tu. Lo so, però queste sono quelle puttanate per cui... Oda! Veniamo noi a farti da editor, ti diamo due scritte ogni tanto, lascia stare il ventenne, che comunque ci piacerebbe incontrarlo, per carità, sempre, però Oda, dai, questa è una cosa proprio... da dilettante. No, questa va spiegata, non la può lasciare così. Lo lascerà così? Sì, sicuro.
Vabbè, pazienza. Aggiungiamo un'altra tag. Secondo me, come che finisce? Come che finisce Elbaf? Cioè, io non c'ho voglia di fare questo video, però. Un video su commissione. Il meglio e il peggio. Tutti i difetti di Egghead. Una secondo me devi fare tipo 50.000 visualizzazioni. Tutti i difetti di Egghead, uno dopo l'altro. Oh, questo non funziona. Questo fa crare. Questo è una tacca. Una doppia tacca. Barone rosso rampato. Oh, ma oggi è serata di tacca. Tacca, tacca. Lì si distrugge il barone rosso. Ma Vegapunk muore? Sì. Nei tuoi sogni, nel tuo sì, cuore? Magari. Così Caesar finalmente può reclamare il trono, che già ha ovviamente, però il mondo non glielo vuole dare. Tra l'altro, dopo ti dico. Ah, oddio. Brutto. Sì. Terribile. Però io adesso ho capito perché. Perché nessuno se ne fotte. Cioè, e questa è lampante. Come ha fatto York, insomma, a chiamare 5 astri di demenza? Nessuno se ne fotteva. Sì, quello è. Così funziona. Beh, alla fine, evidentemente, quando loro facevano il cloud a fine giornata, non è che andavano a vedere cosa avevano fatto gli altri 6 stronzi, no? Se poi serviva qualche informazione, andavano a recuperare. Infatti. Che è terribile, secondo me, perché questa è una cosa clamorosa. Cioè, tu parli con i 5 astri di demenza, non c'hai una sorta di comando che ti dice, ma pure, non lo so, il tabulato telefonico, Vegapunk, abbiamo avuto una telefonata dei 5 astri di demenza. Sono talmente tecnologizzati, non ci hanno pensato a fare questa cosa. Però vabbè, che meraviglia. Volevo farti vedere una cosa, visto che siamo al processo, perché sì. oggi ho mandato i miei uomini a vedere il video di O'Hara, perché io non avevo il coraggio, no? E mi hanno estrapolato due immagini in particolare che sono rappresentative del video del maestro. Okay. Ora ti mostro. Sì. Io nel frattempo ringrazio Luca G86 per l'abbonamento. Già vedi l'anteprima dove sto andando a fare. Ok, andiamo. In fact, those two famously called Blackbird Day almost as if they were referring. Cioè, lui è arrivato dopo 20 anni alle personalità multiple. Strano che abbia detto del Cerbero. Non lo so, poi non mi hanno detto altro. Però... Ma guarda com'è fashion però lui adesso. Hai visto? È tutto super fashion, tutto fricchettone. Tutto brandizzato. Tutto super tirato, lucido. Ormai guarda, è uno dell'alta classe. Ma tu ci credi? Che cosa? Che io ho rosicato con me. Cioè, se tu mi dici... Ah, che non l'hai incontrato, porca miseria. Per me è la cosa più terribile di tutte. Sì, cioè, sì, non me ne frega niente. Abbiamo incontrato gli editor di Oda, Shueisha, sì. Le voci originali di One Piece sono inavvicinabili, non le puoi incontrare. Io rosico perché non ho incontrato Ara, perché quella sarebbe stata la foto del millennio. È solo perché ha vinto la tua pigrizia di dire no, lascia stare. No, neanche pigrizia lì. Lì è stata una non cosa disturbare, di... Non disturbare. Sì, sai, è una cosa... non lo conosco. Poi usciva fuori questa roba qui e me mi ha... Cioè, te lo giuro, a me questa... No, per me è una cosa che mi macera dentro. Ci credo, era l'occasione della tutta la vita. Perché, esatto, come dicono in chat, non era destino, perché sarebbe stato il meme supremo quello. Cioè non... Hai avuto la fortuna, ma non era il tuo destino, vedi? È interessante questa cosa. Perché io non ho manco voluto chiedere chi è questo amico tuo, beh, magari usciva fuori questa cosa, capito? Certo. Però posso sempre chiedere a Chan Chil Chan. Però no. Capiamo. Vediamo. Facciamo così. Dicembre? No. Oddio. Pensaci. Ma secondo me verrebbe. Ma sì, perché no? Ma pure mo. Prova, capiamo. Capiamo, vediamo. Capiamo. Facciamo questo. Oh, a proposito, scusate. Oh, ma ho visto il canale di Luna Piena Art. Saluto l'inglese. Hai visto che numeri che c'ha? Allucinante! Ma perché lui ha messo la musica, la vocina della bimba. Perché poi... Perché poi io mi sono trovato un video così, il titolo faceva un interprete giapponese spiega cosa succederà in One Piece. Allora io ho cominciato a vedere, anche molto interessante, così. Poi alla fine arriva il ritorno di Enel. Ho detto, ma è meme questa roba. Poi ho fatto caso al logo.
al logo. È la stessa cosa che ho fatto anch'io. Io dal logo. Ma questo è il logo di Hayato. Allora poi sono andato a scrollare. E se tu vai in fondo, ci sono i suoi video in italiano. E ho detto, wow, guarda questo figlio di puttana. Hayato, noi ti vogliamo bene. E ho detto, guarda questo figlio di buona donna. Che cazzo ha fatto? Che meraviglia. Hayato, il nostro amore per te è sempre. Lui è proprio italiano nel cuore. No, lui è pro. Fine. Lui è italiano nel cuore. È pro. Mito. Cioè, io ho visto questa cosa, mi si è veramente allargato il cuore dopo. Quando ho visto la cosa di Enert, no, ma perché il video era interessante e poi crolla sul finale con il ritorno di Enert. È come sempre. Ma mi ha preso per il culo, ma non è possibile. E poi sono andato a vedere e ho capito. E adesso perché i suoi video sono sempre molto belli inizio, perché poi c'è tutta la parte letterale, ti spiega i termini, quello. Poi arriva, e poi arriva la cagata. Hayato, noi ti vogliamo bene, lo sai. Ti ammiriamo. Ma sto pensando, è che poi cioè, la maestria è molto bello perché ha tantissime cose molto interessanti, la lessicale, i collegamenti, qua. Poi vuole fare la teoria alla fine e crolla. È bellissimo. Sì, no, ma poi questo video era veramente, era veramente meraviglioso, cioè fino a tre quarti, fantastico, montato perfettamente con questa voce fatta con l'intelligenza artificiale di ragazza. E a un certo punto ho detto, wow, ma ci sta una ragazza che parla di One Piece, ma secondo me è un'intelligenza artificiale, però è fatta bene, è gradevole anche da ascoltare, e poi arriva la parte, il ritorno di Earth, e poi ho notato il logo, ah, adesso è tutto chiaro, come si chiama il video? Andare a ritrovare, se aspettate lo ritrovo, Gabri, tu leggi qualcosa, io cerco di ritrovare. Ma non posso neanche pinzare, ci cerco io, tu così puoi pinzarli almeno, dai. Allora, sì, cercali tu. Ecco come si chiama il video, come si chiama il canale inglese adesso, Gabriele ve lo mostrerete, quindi non è un problema a parlare, sponsorizzare, consigliare, che ce ne fotte, però mi è uscita fuori questa cosa, mi ha fatto veramente Re, chiedi al sommo cosa ne pensa della teoria di Barba Nerona. L'ha detto prima, no, che Imu è parente di Barba. Sì, vabbè, fantastico, Barba Nerona. Fantastico. Da notare in questo capitolo la ridicolizzazione di Frankie, un cyborg nell'isola del futuro che risulta obsoleto. Tra l'altro è bello perché c'è una scena in cui sono tutti in piedi di fronte a Saturn e il resto, e c'è Frankie sotto sopra che gli escono le gambe dal terreno. È bellissimo. Si chiama Dawn and Dusk il canale. Ok. Eccolo qua, adesso ve lo incollo. Non posso incollo. Te lo incollo a te in chat privata, glielo incolli tu. Non può incollare. Allora, commenti, ve lo metto. Dei numeri mostruosi. Vabbè, facciamolo vedere. Tanto è un genio comunque. Allora, ve lo faccio vedere. Così poi nel caso, se volete, vi scrivete. E wow, capite cosa dobbiamo fare? Dai, facciamo questa cosa. Allora, vi faccio vedere questa stronzata. Condividi schermo. Eccola qua. Ah, questo è il canale di... È il canale di così. Eccolo qua. Io ho visto questo video qua. Poi adesso è tornato anche indietro, perché ero tornato indietro quando avevo visto così. Japanese translator explains what will happen up to One Piece chapter 1150. Ah, è già avanti nel tempo. Sì, è già avanti nel tempo. Quindi ho detto, wow, che cazzo di... E poi arriva... Dove sta? Il ritorno di... No, forse era un altro quello, il ritorno di... Però a un certo punto ce n'era uno che parlava del ritorno di Eren. Ho detto, oh, vabbè, non è possibile. Allora, no, ma in realtà, cioè, a parte gli scherzi, cioè, io quando ho visto questa cosa, ho detto, wow, ma che cazzo di canale in inglese fa questi numeri esagerati? Non l'avevo mai visto. È Hayato, meraviglioso. Cioè, a me mi si allarga il cuore. Lo dico sul serio, perché è bella come cosa, è figa. È fantastico. In una vecchia intervista Oda disse che nel suo mondo tutto è possibile, anche andare nello spazio. Si riferiva secondo voi a Enel o a qualcosa che potrebbe accadere? Io da allora ho immaginato l'Aftel sulla Luna sapendo che abbiamo l'isola Lodestar. Io faccio come Kizaru, non vedo. Bene, fantastico. Questa non la conosco. Cosa ne pensate della teoria del Giant Jack che parte da Elbaf? Sì, hanno sovrapposto l'alberone che c'è ad Elbaf con il Giant Jack di Skypiea. È più facile pensare che sia un Yggdrasil, no? Ok. E quindi diventa veramente Attacco dei Giganti a un certo punto. Tirò l'Yggdrasil anche l'Attacco dei Giganti? Sì, a un certo punto c'è tipo l'albero della vita. Vabbè, non ci si arriva. Vabbè, l'Yggdrasil, insomma. Non ci arriverai mai, quindi. Ma chi lo sa, mai dire mai. No, non ci arriverai mai. Ci saresti già arrivato, se no.
Pazienza. Boy, non penso proprio. Pazienza. Uruj tornerà mai in qualche saga futura? Per forza. Manca solo lui. Manca solo lui. Lui è l'anello di congiunzione tra i lunari e tutto il resto. Capace che ci... Ecco, sarebbe bello che lui fosse stato amico di Enel ai tempi. Magari erano nella stessa città che Enel poi ha distrutto. E lui ci racconta cosa è successo. Sarebbe molto bello. A me piacerebbe tanto. Poi è interessante il fatto che lui si sia lasciato per ultimo il monaco. Sì. Cioè, quello più vicino al dio. Eh sì, il monaco eretico, tra l'altro, no? È l'uomo più vicino alla divinità, magari adesso sì. Scopri che esisteva veramente oltre ai bucanieri. Mi sta per venire, vabbè. Oltre ai bucanieri esisteva veramente il culto di Nika e lui lo conosce. Adesso lo conosceranno tutti, chiaramente, il culto di Nika, però forza. Capiamo. Vediamo. Il ritorno di Enel accompagnato da Enel. Non l'ho capito. Domenico, che cazzo stai lì? Pazienza. Eresia verso Nika potrebbe farci lo scherzone ora. Chi lo sa perché il monaco eretico. Poi chissà nei confronti di quale religione. Chissà nei confronti di quale religione, effettivamente. Bisognerà capire. Bene. Grazie ad Enrico Zanetti per l'abbonamento. E l'ultima domanda. L'ultima domanda, dai. Potete sbizzarrirvi. Vi lasciamo 20 secondi per scrivere l'ultima domanda interessante. Così non scrisse più nessuno. Vediamo, sono curioso. Voglio vedere dove arriva il loro bella domanda. Pier Carchi. Non è una domanda, però è un'affermazione. Da dove è qua? Eccolo qua. Sempre qua. Bah, boh, sì, forse. Chissà. No. Tanti auguri a te. Zio, te l'ho fatti prima io, te l'ho fatti all'inizio. A te. Tanti auguri, zio Nello. Tanti auguri a te. Possiamo andare. Basta. Bene. Basta. Mi raccomando, fate bravi. Divertitevi. Buonanotte. Divertitevi, siate liberi, abbiate un bel lignaggio. E barba nerona. Ma soprattutto, siate liberi e soprattutto fate come Barba Nera, vero figlio di Tony Montana, Scarface, che anche lui voleva. Il mondo. Giusto, giusto. Bene. Buonanotte, stateci bene e ricordate sempre: Barba Nera!